Salve a tutti e benvenuti in questo quarto episodio della Pixelmon Nuzlocke. E ci sono dei Magikarp, o almeno ne ho visti due. E dov'è l'altro? Perché questo è a livello 18. Cioè, non è molto conveniente, direi, eh. Cioè, non mi... No, mi stai dicendo... Cioè, adesso, io dico no. Mi è despawnato davanti alla faccia. Mi sembra una cosa più che giusta. A livello 15, Goldin, sono troppo forti rispetto a Anguria. Perché lagga? Ma perché lagga? Anguria, l'anguria è presa da un'anguria. Questo sì che è una cosa intelligente, lagga. Fate finta, l'avevo detto nello scorso episodio. È Minecraft vecchio, ha 3 anni ormai Minecraft, cioè... E lagga. Non sta laggando, non sta laggando. Io devo fare un episodio in cui devo... E lagga. Io devo fare un episodio e lagga. Io devo fare un cavolo di Trico ritorna nella Pokéball. Io devo fare, se ce la faccio ovviamente, un episodio in cui... Ah, non ce la faccio parlare! E lagga. Voi fate finta di niente, continuo a dirvelo. Ma perché lagga? Perché è tutto aperto. Ok, non dovrebbe o leggermente laggare, ok? Ok? Bravo. Sì, avete capito bene, ho spianato tutto. Ma stiamo seri? Ma davvero non lagga più? Ho spianato tutto e ho messo appena adesso, ho fatto sto lavoro appena adesso, ci ho messo tipo 2 ore, ma vabbè, lasciamo stare. Ho messo a fare le ghicocche, a fare, mica un fornello di cucine, vabbè. Ok, dobbiamo trovare sti Magikarp, ma se non ci spawnano... È un bellissimo... No, fa schifo, non è bellissimo come problema, fa schifo, punto. La cosa è molto semplice. Ma stiamo scherzando realmente che non lagga più? Mi deludi, Minecraft, pensavo che laggassi fino alla tua fine della vita. Invece no. Bravo, Minecraft, bravo. Bravissimo, ci ha capito la vita, ha capito. Perché laggava? Ho messo a Tiny adesso la render distance, un modo per non far laggare, logicamente. E non lagga più. Così, mi sai... Sì, sta laggando, sta laggando. No, non dire, sì vabbè, sta laggando, punto, non c'è altro da dire. Dimmi che è ancora il Magikarp a livello 18 e mi... Metto l'ascia nel corpo. Mi metto l'ascia nel corpo dentro. È l'unico rimasto. Mamma mia. Cioè, è l'unico rimasto. Ok, basta. Allora, questo episodio deve essere incentrato soprattutto sulla... E non segno quando incomincio a registrare, perché mi sembra più che logico. Certo, certo. Vabbè, comunque facciamo partire 10-9 minuti da adesso. Bene. Ok, che cosa possiamo fare in questo episodio? In teoria dovremmo expare intanto che cresco le ghicocche, perché sennò non abbiamo niente da fare. Dovremmo andare in caverna, ma non possiamo andarci. Devo far smetterla di farmi andare indietro. Ok. Allora, carichi proprio, una cosa incredibile. Bisogna essere carichi. Yamma, livello 9. Oh, però... però è troppo forte Yamma, è un Pokémon di tipo coleottero che può conoscere anche mosse di tipo volante, quindi ci potrebbe fare anche il popò. E quindi non è una bella cosa farci fare il popò, giusto? O almeno credo. Cioè, c'è gente che se lo fa fare, ma quelle persone sono autolesioniste, non le capisco. Ma comunque, sta laggando. Che bello, Minecraft che lagga. Mai visto una execute. Aggiornamento della 1.7.2 execute. Prima non c'erano. Infatti questa è l'1.7.10. Io sono indietro, ma vabbè, facciamo finta. Dai, per favore, facciamo finta. Sto andando totalmente tutto dritto, così è facile tornare indietro. Aspetta, ho letto un livello 5. Ah, un livello 7. Dovrei trovare bioma della sabbia. Della sabbia, sì, bioma. Sì, bioma del deserto, diciamo. Così almeno posso fare expare un po' il mio Trico. Appena ovviamente imparerà a livello 7, se non sbaglio, assorbimento imparerà. E dobbiamo far fuori questo Venipede, perché se no non imparerà mai assorbimento. E assorbimento può essere molto interessante come mossa, visto che assorbe l'energia, grazie al cavolo, del Pokémon avversario. Giusto? Giusto. E quindi Barbabietola, ora Barbaro. Quindi
possiamo farlo fuori questo Venipet. Sarebbe un grosso piacere. Critical hit. Oh, vai così. Adesso mi fa critical hit lui e muoio io alla fine. All'ultimo colpo, proprio per dire. Ha! Guardate cosa ha imparato. Guarda. Cosa ho detto? Io sono troppo forte a volte. A volte posso dire cavolate. Togliete la volte. Si deve caricare il mondo. Ci sono angurie. Perché angurie? Perché trovo angurie? Non notate il nome angurie? Un po' angurie. Ok, ora sappiamo che si è bloccato Minecraft. Prima cosa fantastica. Poi sappiamo che non ne ho idea di che cosa stia succedendo a questo computer o che cosa stia combinando. Non mi dire che è Elijah. Elijah. No, è Vance. È Vance. Ciao Vance. Ok, devo smetterla perché sennò poi chiudono il canale. Perché? Non lo so. Basta che non mi segnalate. Perché? Perché sì. Ok. Allora, che cosa dirvi intanto? Oh, c'è della sabbia. Potrebbero spawnare dei Pokémon interessanti. Se non laggasse, ovviamente. Se non laggasse, ho detto. E non... Ma figurati. Io imparo assorbimento e non spawnano Pokémon assorbibili. Mi sembra più che giusto. Ok. Dobbiamo tornare indietro al nostro centro Pokémon. In pratica abbiamo fatto AL, in pratica questo episodio è un L. Siamo andati prima a destra e poi dritti. Quindi cos'è sta musica? Sta musica mi sta mettendo... Ah, e da qui mi raccomando, io sono un pirla, ho alzato i volumi quasi al massimo. Io mi sentite poco me, ma regolate i volumi voi, ok? Perché sono un cretino. Ma è nuova questa musica. È bellissima. Ma è fantastica. È bellissima, non l'avevo mai sentita. O almeno credo una volta. Neanche. Sembra di supereroe, incredibile. Che bella. Devo... Dopo Shazam. Shazam dopo questo episodio. Shazam a bestia. Oh, salve Joltik. Sei livello 25. Non ho fatto neanche un puff. Ho sputato. Cioè, veramente. Exit. Sei fantastico, Exit. No, faccio schifo letteralmente. Oh, un Magikarp, a che livello? Oh, un Magikarp a livello 17. No, ha già imparato a livello 16 Pound. Oh, attacco, giusto? Attacco. A volte mi posso sbagliare. A volte posso aver ragione. Mi sta mettendo una forza interiore incredibile questa canzone. E sto facendo rime. Basta, non mi veniva una rima con rime. You receive 3 foul fish. Oh, yes. Fantastico. Mamma mia, che bellissima canzone. Shazam, via, subito. Cioè, io sì, che ho un cellulare Samsung. Vai così, Shazam, dove lo metto? In cuore. E dobbiamo attaccare questo Magikarp a livello mini Magikarp a livello 17. Se noi vogliamo vincere la Lega Pokémon. Mamma mia, questa musica è fantastica! Wow! Tipo avrò stoppato la mia di sottofondo per metterla, quindi... Hai ricevuto Quick Attack! E livello 11! Wow, grazie, sono veramente onorato di questo privilegio sottoposto mi da te. E potremmo battere anche dei goldini, intanto che ci siamo, se spawnassero, ovviamente... Quindi c'è. Ho detto se spawnassero, ma livello 29, quindi vai a farti il bidet. Ciao, caro. E non chiudo l'episodio finché non finisce questa canzone. È letteralmente bellissima. Mamma mia. Mamma mia. Andiamoci a curare il nostro trico? Ne vale la pena? Mamma, la metto come sottofondo, la metto come canzone. Come, sì, sottofondo musicale, potrei metterla come sottofondo musicale a
prossimi video. Che ne dite? Eh? Solamente che devo continuare a registrare perché sennò la canzone non finisce più. Ma vabbè, noi possiamo continuare. Fantastica canzone. Wow. Ah, ma no, non posso metterla come sottofondo. Registro con Fraps, quindi non posso dividere le due cose. Figura del cacchio. Ci sfida un Venipede. E noi cosa facciamo? Pound, mentre potevamo fare Quick Attack. Vabbè, si è bloccato Minecraft. Ma vabbè, noi usiamo Quick Attack. Ma vabbè, lo riusiamo. Ma vabbè, lo riusiamo ancora. E vinciamo. Finisce canzone, devo chiudere l'episodio, sono 10 minuti ormai, Niente, canzone continua. Vabbè. Vabbè, canzone non finisce più. Vabbè. Quindi io direi di chiudere ufficialmente questo episodio con questa musica di sottofondo che ho già sentito in altri videogiochi d'altronde. Videogioco saga Tales, strano, vabbè, ma dai, uccidilo, Trico. Ciao a tutti, livello 12.